Ok, buongiorno a tutti, un piacere stare qui. I'm going to speak in English so that Ian Lyons and everyone else who do not speak Italian can understand. E vi buongiorno a tutti, grazie per essere qua, oggi vi parlerò in inglese. Talk about a new paradigm, which is the advent of quantum medicine. Vi parlerò di un nuovo paradigma, quello della medicina quantistica. This is a novel approach to something that has been based on pharmacopoeia. E oggi qui stiamo facendo la storia, perché stiamo scrivendo qualcosa che ancora nella farmacopea non c'è. Now we're moving into the world of energy, energy medicine, integrative medicine. Parliamo di medicina energetica, medicina integrativa e ovviamente anche la medicina quantistica. I'm going to briefly describe the history that has set the basis for what we do right now. Una breve panoramica della storia che ci ha portato a dove siamo oggi. Established by Isaac Newton. In una linea temporale che parte da Newton. These people in front of you have significantly contributed to the development of theories that have ended with the way we are doing things now. Oh, are you calling me? Sorry. Do you want to talk to me? Can you hear me? Yes? Yes. Okay, so what I'm saying is simply this. The world of quantum is the world of how much. La medicina quantistica è fondata sulla quantità. Comes from Latin. Meaning how much. Quantum viene dal latino, vuol dire quando, quanto. Italian, Spanish and French, we use that very often. In italiano, francese e spagnolo usiamo la stessa parola. Meaning how much it takes, how long it takes to do something. So nature always responds with the minimum amount. What you see here is the Isaac Newton. Talking about something that we now call linearity. It's basically a set of rules that allow for extrapolation. Newton ha introdotto il principio di linearità. No, ora non si sente più bene. E penso che anche. You tell me when to start. Can I continue? Carlos? Sì, e dovrebbe fermarsi ogni tanto, però. Carlos? Yes, Roger. You need wait translation. You have here the translator for you, and you need wait and give time to her for translating okay. Your word, please. Yeah, okay, can you tell me when I can continue? Because I cannot see the translator. Okay. Just do that, and so this, and I can continue. I stop, and you say that, and I continue, okay? Thank you. I will start from here. You just caused yourself a lot of work here. Okay, go. Okay. Isaac Newton developed this amazing concept of linearity and predictability. Isaac Newton ha sviluppato questo concetto meraviglioso di linearità e di prevedibilità. What that is basically allowing us to measure things. With predictability. Il che ci permette di misurare le cose in maniera prevedibile. Gregory Mendel, who was a priest, he is the father of genetics, used this model in order to predict the offspring. Of species.
Mendel, il padre della genetica, si è basato sullo stesso principio per prevedere la progenie, le caratteristiche della progenie. Facciamo passare lei. He stated that every single genetic trait is caused by genes. Okay. Affermando Mendel che ogni tratto visibile di un organismo è determinato dai geni. Okay. If I can have the next slide, please. The Bayesian model is the product of Newtonian physics and basically simply says that once we establish the initial condition of any system, we can predict what is to follow. Il concetto della prevedibilità ha portato allo sviluppo del modello della palla da biliardo che è un prodotto della fisica newtoniana e che ci porta a dire che una volta che sappiamo quali sono le condizioni del sistema, sappiamo come il sistema potrà evolvere. James Maxwell establish the initial energy using four equations. No, non c'è più collegamento. Physics is the study of energy and its behavior with its manifestations. Non riesco proprio neanche a sentire, no. Mi dispiace moltissimo. Oh, we know that, guys. Okay. Now I cannot see the presentation. Can you use your presentation and speak? I cannot hear you. Guarda te, quando sei dall'altra parte del mondo non è facile. Yes, Giorgio. Can you see your presentation on your computer and speak? No, at the moment all I can see is your photo. I mean, your, I can see you. Che se lui può mettere la sua presentazione, sì. No. Se lui parla e basta. E segue la sua presentazione. Sì. Hi, Mr. Roscoe, I'm in Bogota. We were wondering if you could just speak and managing your own presentation, going up and down with the slides, and try and explain what you were going to say, pausing sometimes for the translation. Okay, so can I take control yes, of please. The presentation? Yes, please, yes. How do I do that? I don't know. Okay. You are now moving the slides. Now what? I'm sorry. Now it works. I mean, we were having problems in shifting slides up and down. So now it seems to work. Okay. So please. Okay. So I will be slow, and then you can translate. Yeah, just pause sometimes of every. You're used to being translated. Yeah, so just give me a signal like that when you are ready for me to talk. Okay, thanks. Okay, we'll try. Thank you. Okay, we'll do it. Bye. This is something that is very important. Laplace then
E questo è un elemento fondamentale, il determinismo e Laplace ha stabilito un principio sulla base della linearità. And this leads to extrapolation. E un elemento, l'applicazione dei modelli di Newton che ci portano all'estrapolazione e da qui alla prevedibilità e alla riproducibilità. This set up the way to develop what we now know as the scientific method. Ha praticamente stabilito le basi di quello che oggi chiamiamo il metodo scientifico. That relies on observation, metodo scientifico basato sull'osservazione, la sperimentazione e appunto la riproducibilità di un qualsiasi evento. Therefore it is linear. Max Planck stated that energy is actually radiated in small packages called quantum. E questo è appunto il principio della linearità. Max Planck invece ha affermato che l'energia viene irradiata in micro unità, in unità di piccole dimensioni. And Louis de Broglie made the association between particles of matter that have been associated with wavelengths. Mentre Louis de Broglie ha suggerito che ogni particella di materia fosse associata ad una lunghezza d'onda. The next one, please. The next slide, please. Oh, you pushed the end. No, that's the end. okay. Then this is important because Albert Einstein simply says that nothing can travel faster than the speed of light. Albert Einstein ha affermato invece che nulla può andare più veloce della luce. And that the observer plays a role in what is observed. This gives rise to the theory of relativity. E che l'osservatore svolge un ruolo fondamentale nel fenomeno che sta osservando, e questo è il principio di relatività. In 1902 he developed what now is known as the photoelectric effect. Nel 1902 ha sviluppato quello che oggi chiamiamo l'effetto fotoelettrico. And Einstein received the Nobel Prize in 1921 for this contribution, the photoelectric effect, meaning light, the role of light in living systems. E per il suo enorme contributo nell'analisi del ruolo della luce è stato insignito del Nobel nel 1922. Niels Bohr, based on the principle of uncertainty, said that nothing can ever be repeated. Everything is non-linear and follows the principle of non-locality. Mentre invece Niels Bohr ha affermato il principio della indeterminatezza. Non è possibile ripetere alcunché e tutto è basato sulla non-linearità e la non-località. Schrödinger talk about entanglement, something that Einstein called spooky action at a distance. Questa è una rappresentazione delle teorie di Erwin Schrödinger. Schrödinger's cat is a very famous analogy in the world of quantum mechanics. L'analogia del gatto di Schrödinger è conosciutissima nel campo della meccanica quantistica. L'esperimento talks about a flask of poison and radioactive source that are placed inside a sealed box with a cat inside. L'esperimento del gatto di Schrödinger parla di un gatto all'interno di una scatola, di una cassa chiusa, sigillata, con un flacone di veleno e una fonte di radiazioni. Shattered, quando
quando la fiala di veleno viene distrutta, il veleno si sparge nell'aria e il gatto muore. The Copenhagen interpretation talks about the duality of energy and matter as being the same. L'interpretazione duale si basa sul concetto che la energia e la materia siano la stessa cosa. Using the Schrödinger cat experiment, e basandoci sull'esperimento del gatto di Schrödinger, the Copenhagen interpretation of quantum mechanics lies that after a while the cat is simultaneously alive and dead. Arriviamo ad un'interpretazione che ci porta a vedere il gatto come simultaneamente vivo e morto. And we need to open the box in order to find out if the cat is alive or if the cat is dead. E quindi dobbiamo aprire la scatola per vedere se effettivamente il gatto è vivo o è morto. This is called superposition. E questo è un fattore che è definito superposizione. And one reality collapses the existence of the other. E una realtà impedisce, fa collassare l'esistenza dell'altra realtà. Therefore we can say that light is the absence of darkness. Ed è per questo che possiamo dire che la luce è definita come assenza di buio. Health is the absence of disease. La salute è l'assenza di malattia. And disease is the absence of health. E viceversa, la malattia è l'assenza di salute. So the conclusion of this experiment is to say that the absence of one. E quindi la conclusione di questo esperimento ci porta a dire che l'assenza di una cosa determines the presence of the other. Determina la presenza dell'altra, del suo contrario. Hence the saying, it shines by its absence. Quindi abbiamo l'assenza che è definita come appunto assenza di. The next one, please. Now we come to the 20th century, and Brian Greene from the University of Columbia in New York. E arriviamo quindi al XX secolo e con Brian Greene dall'Università di New York. Says that everything is vibration. Che afferma che tutto è vibrazione. He is a keen supporter of the string theory. È uno strenuo sostenitore della teoria delle stringhe. Where everything interacts with everything. E sostiene che tutto interagisca con tutto. So one is all and all is one. Perché tutto è uno e uno è tutto. And my contribution to this is the establishment of what we now call the quantum biofield. E il mio contributo in tutto questo è quello che chiamiamo il biocampo quantistico, il quantum biofield. We know that informational signals respond to vibration through resonance. In cui sappiamo che i segnali di informazione rispondono alle vibrazioni attraverso la risonanza. This collapses the electromagnetic function, wave function, to generate a vortex. Questo fa collassare la funzione d'onda elettromagnetica in modo da generare un vortice. And it is done through gravitational and scalar waves. Attraverso onde gravitazionali e scalari. Based on the angular momentum and spinning energy. In funzione del momento angolare e dell'energia di rotazione. The next one, please. Here we got an example. Of a Hertzian wave. Qui abbiamo l'esempio di un'onda erziana. Where we can see the wave period. In cui possiamo vedere il periodo d'onda.
which is a product of the unitary circle. Che è un prodotto di un circolo unitario. A circle is made of 360 degrees. Un circolo, un cerchio, è composto da 360 gradi. And that is a full length. E questa è l'intero, cioè i 360 gradi coprono l'intero perimetro del cerchio. 90, 100, 270 and 360 degrees. Passando per tre elementi fondamentali, 90 gradi, 180, 270, per poi finire a 360, che è il punto di partenza. This is the basis of the electromagnetic spectrum. Questa è la base dello spettro elettromagnetico. If I can have the next one, please. Quantum mechanics is what supports the science behind the S drive. La meccanica, S meaning signature. La meccanica quantistica è quello che spiega il funzionamento dell'S drive. S sta per signature, cioè caratteristica, l'onda caratteristica. So based on quantum mechanics principles, quindi sulla base dei principi della meccanica quantistica, e l'S drive è in grado di estrarre informazioni dal follicolo del capello. That is the product of an environmental signal using resonance between the coil and the hair ball. E attraverso la risonanza analizzata dalla bobina è possibile appunto analizzare l'onda caratteristica del capello. In the picture you can see the calculations that led to the development of these. Nell'immagine potete vedere i calcoli che hanno portato allo sviluppo di questo sistema. And that is the formation of a quantum morphic field. È la formazione di un campo morfico quantistico. As stated by Rupert Sheldrake. Come spiegato da Rupert Sheldrake. So this information can be read through a computer. Questa informazione può essere analizzata tramite un sistema di server di computer. E questo sistema di analisi di dati si trova ad Amburgo in Germania. The result of this is a report that has been named a map, which is a route to follow for 90 days. Il risultato di questa analisi è un report, è definito diciamo anche come una mappa che va seguita, un percorso che va seguito per 90 giorni. The next one, please. The next one. These are the calculations that led to the formation of the world. Oh, no. Can you go back? These are the calculations that... No, the one before, please. This one. Ah, that one. Previous? These are the calculations... Oh. Okay. This is it. Okay. These are the calculations that led to the formation of a vortex based on Einstein's equations. Questi sono i calcoli che hanno portato alla che stanno dietro alla formazione del vortice. And as you will see on the picture on the right, the Hertzian wave system collapses in one point to give birth to what is called the zero point energy. E come vediamo sull'immagine sulla destra, l'onda a un certo punto collassa per darci quello che è il punto di zero energia. And this allows for the formation of a vortex. Ed è esattamente questo che ci porta alla formazione del vortice. Poi interroghiamo.
In maths, this point is called the inflection point. In matematica questo punto è chiamato il punto di inflessione. Can I have the next one, please? Once, and this is step by step, you can see the Hessian wave on the left. Qui vediamo il processo step by step, quindi sulla sinistra vediamo l'onda herziana. This wave can actually represent the information in the hair follicle. E quest'onda può effettivamente rappresentare tutte le informazioni contenute all'interno del follicolo del capello. The wave in red represents the electromagnetic environmental signals that the hair follicle is picking up. L'onda in rosso rappresenta i segnali del campo elettromagnetico che il capello sta assorbendo. And the blue wave on the right. Mentre invece l'onda blu, the interaction of these two with the coil from the S drive. L'onda blu nell'immagine a destra mostra l'interazione tra queste due onde sulla bobina dell'S drive. So this is information that is encrypted into the system so that it can be sent to Germany as a voltage. Queste sono le informazioni che possono essere decrittate dal sistema e inviate in Germania sotto forma di vortice. Can I have the next one? And as you can see in this one, the energy then is sent back because the spin of the next vortex is clockwise. This is what comes back to the server, back to the client, as a map, as a report. I risultati poi vengono analizzati, qua nell'immagine di destra vediamo l'onda che il vortice che quando viene restituito gira in senso orario e non più antiorario, e questa è l'informazione sulla quale si basa la mappa, il report di ottimizzazione che otteniamo. This is a function of time and it takes anywhere between 15 to 20 minutes to get the second vortex coming back to the client as a map, report. La seconda onda, quella che gira in senso orario, la si ottiene nel giro di 12-15 minuti. È l'onda che viene appunto restituita al nostro paziente. Ok, the next one, please. This is how the vortices interact when one places the hair into the coil of the S drive. Qui vediamo l'interazione tra i diversi vortici quando posizioniamo un capello sull'S drive. What makes that possible is the resonance that occurs between the hair ball and the coil. Questo è reso possibile dalla risonanza tra il bulbo del capello e la bobina. And the calculations for this interaction are found in the slide in the picture on the right. E nell'immagine a destra vediamo i calcoli che appunto ci dimostrano questa interazione. The next one, please. This is basically how resonance occurs through the S drive. Queste immagini ci mostrano come avviene la risonanza sull'S drive. It is a system of vortices. È un sistema di vortici diversi che risuonano uno con l'altro. Based on information that is picked up by the macro and the microcosmos. Sulla base degli elementi, dei dati che vengono assorbiti dal microcosmo e dal macrocosmo. Meaning environmental signals that are found in the informational field around us. Quindi segnali ambientali, segnali che vengono captati dall'ambiente esterno. And our internal micro environment. E il microambiente interno.
The next one, please. And as you can see, this is a pyramidal shape, shape as a pyramid, as an antenna. Questo ci dà una forma piramidale, la forma di un'antenna. Pyramids are antennas and they work through coils. Le piramidi sono delle antenne e funzionano mediante delle bobine. Okay, next one please. This is a representation of the quantum morphic field in the inside and the outside of the system. Questa è la rappresentazione di un campo morfico quantistico dall'interno e dall'esterno del sistema. And the key is that it works through resonance, communication. E l'elemento centrale è la comunicazione tramite la risonanza. Okay, the next one, please. Weismann encouraged the usage of linearity. Weismann ha incoraggiato lo sfruttamento della linearità, che è invisibile. His contribution had a lot of weight in what was later developed and known as the genetic dogma. Il suo contributo può riassumersi in un dogma genetico. Because this is unidirectional, moves only in one direction. Che è quello dell'unidirezionalità. From DNA, RNA and proteins. Le informazioni fluiscono soltanto in una direzione, dal DNA all'RNA alle cellule. And therefore supports the Newtonian point of view of genetic determinism supported by Gregory Mendel. E qui ci allineiamo con il principio di determinismo di Newton e di Mendel. Okay, the next one please. This is early embryonic development. Questo è lo sviluppo precoce dell'embrione, le prime fasi di sviluppo dell'embrione. And we tend to believe that we are coded irreversibly. E tendiamo a pensare di essere codificati in maniera irreversibile, cioè il nostro codice genetico sia immutabile. And therefore the genes that we inherited from our parents determine our existence. E quindi il corredo genetico che abbiamo ereditato dai nostri genitori determini in maniera immodificabile la nostra esistenza. Epigenetics has demonstrated the imprints of the environment. Those signals that impact in the phenotype. E l'epigenetica invece ha dimostrato l'influenza dei segnali ambientali che hanno un impatto sul nostro fenotipo. And this is independent of the genotype. E questo avviene indipendentemente dal genotipo, dal DNA e quindi dai nostri geni. Therefore, the information of the biofield transmitted by environmental stimuli such as hormones, neuropeptides and neurotransmitters shapes our development. Pertanto, le informazioni dell'ambiente in cui ci troviamo vengono trasmesse tramite segnali ambientali, appunto, quali gli ormoni, i neuropeptidi, i neurotrasmettitori, e questo influenza, dà forma al nostro sviluppo. Okay, the next one, please. So we can actually differentiate
same cells into many different types of cells based on epigenetics. E quindi sulla base dell'epigenetica che le cellule staminali si possono differenziare in diversi tipi di cellule. This used to be known as Lamarckism. Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck was a biologist studying epigenetics, but he called that Lamarckism. E questo era definito un lamarckismo sulla base di Lamarck, appunto. The next one, please. Epigenetics simply deal with mechanisms of methylation and acetylation of chromatin, which is the protein that makes chromosomes. Allora, l'epigenetica ha a che fare con la metilazione, l'acetilazione di porzioni del DNA e a livello cromosomico. Here it's important to mention that the word chromos in Greek means light. E qui è importante ricordare che cromosoma viene dal greco e in greco chromos è la luce e soma è il corpo. Quindi il nostro corpo è composto di energia, di biofotoni. The next one, please. So our behavior is now conditioned by the type of signals we receive from the environment and protein synthesis that results in our behavior. Quindi il comportamento è il risultato di segnali ricevuti dall'ambiente in combinazione con le proteine. The next one, please. Here you can see that the behavior could end up in disease, the absence of health. Ma il comportamento può anche essere una malattia, cioè l'assenza di salute. The next one, please. So could I have the, can we really change that? Of course, yes, we can, because we are misinterpreting signals. It's called perception. Our perception plays a major role in the way we decode information. Però possiamo svolgere un ruolo in questo meccanismo, in questo processo, attraverso la percezione, perché è appunto tramite la percezione che decodifichiamo i segnali. Ok, the next one, please. Now, how much disease is caused by defective proteins? Quanta parte delle malattie è causata da proteine e difettose? The next slide, please. We know that almost nothing. Praticamente zero. The Human Genome Project showed that we got far less genes than proteins. Il progetto Genoma Umano ha dimostrato che abbiamo molti meno geni rispetto alle proteine, rispetto al numero di proteine. The human being has 23,000 genes. E nel corpo umano e nelle cellule umane ci sono circa 23,000 geni. Has 55,000 genes. Mentre in un solo grano di riso ce ne sono 55,000 geni. So what is coding our genotype is only 2% of what is been known as coding DNA. E il nostro genotipo è composto soltanto per il 3% da DNA codificante. The rest is called junk DNA and accounts for 98% of the non-coding DNA. Il resto è denominato DNA spazzature ed è praticamente il 98% del DNA non codificante. But we now know codes for the epigenome. Ed è qui che arriviamo al concetto di epigenoma. Our phenotype. Che ha influenza sul fenotipo, ha un effetto sul fenotipo. Can I have the next one, please?
So only less than 1% of flow genes cause genetic disease. Quindi le malattie genetiche sono causate da geni difettosi soltanto nell'1% dei casi. Which means 99% of disease is psychosomatic. We induce it by the way we read the signals from the environment. Il che significa che il 99% delle patologie è psicosomatico, cioè deriva dalla lettura, dalla decodifica e interpretazione dei dati. So the signals can cause us to have disease, not our genetics. Quindi sono i segnali e non la genetica a causare oltre il 90% delle malattie. Now we need to question how can a signal interfere with health? Quindi la domanda è come può un segnale, la domanda è come può un segnale interferire con la salute definita come assenza di malattie? Well, it could be due to trauma. This could be physical and emotional. E i segnali possono assumere la forma di traumi fisici o emotivi. The next one, please. This could be interfering with the flow of information. Ma può essere anche un'interferenza nel flusso di informazioni e all'interno del nostro sistema nervoso. And this is due to how we perceive reality. E questo è legato al nostro modo di percepire la realtà. The next one, please. Toxins. So many toxins, environmental toxins. Un altro è segnale e sono le tossine, ce ne sono tantissime nell'ambiente e negli alimenti. Water. And the air we breathe. Nell'acqua, nell'aria, ovunque. The next one, please. Toxicity affects our cell membrane. E le tossine e la tossicità influiscono sulla membrana cellulare, colpiscono la membrana. And we got over 75 trillion cells. E in cui dove troviamo 75.000 miliardi di cellule. Toxic material. Che rispondono al medesimo materiale tossico. The next one, please. So this distorts the signal. E causando una distorsione del segnale. And this is important because when we got a fetus growing inside a woman. E questo è importante perché quando abbiamo un feto in fase di sviluppo andiamo ad influire su epigeneticamente su 3 generazioni. And that is the baby and the baby's baby. Cioè la madre, il figlio e il figlio del figlio. Because that baby already has the primordial cells that will give origin to her follicle. So there are 3 generations. Perché questo feto, daughter and granddaughter. Porta in sé già le cellule da cui trarrà origine il proprio sistema riproduttivo e quindi anche la propria progenie. Ok, the next one, please. So when we talk about this, a huge percentage of our personality is developed in utero when we are inside our mom's womb. Parlando di gravidanza, il 50% della nostra personalità ha origine e si sviluppa proprio durante la vita in utero. And this has an impact in our personality. E questo ovviamente ha un impatto enorme, il 50% è tanto della nostra personalità. And in the way we view the world. E ha anche un grande effetto, tante ripercussioni sulla nostra maniera di vedere il mondo. Okay, the next one, please. Can this person wrote this book called The Molecules of Emotion, and they are neuropeptides? In questo libro, Le molecole dell'emozione, Molecules of Emotion, si parla di neuropeptidi.
un libro di Candice Pert. E neuropeptidi che hanno un ruolo enorme nel cosiddetto sistema nervoso enterico, which is a true brain in its own right. Che è un vero e proprio cervello. The next one, please. This is very important. When using nonlinear technology, such as the S-Drive, e questo è fondamentale, quando usiamo tecnologie non lineari come l'S-Drive, the results cannot be reproduced immediately. È impossibile riprodurre immediatamente i risultati. Because it's an in vivo test. Instead of in vitro, that means we take an in vivo piece of sample, that is the hair. Perché si tratta di un test in vivo e non in vitro, in cui prendiamo appunto un campione in vivo di capello. And it reflects what is happening right here, right now. E questo campione ci dice cosa sta succedendo esattamente in questo momento. And this allows for us to be able to reproduce this 90 days later. I risultati possono essere riprodotti dopo 90 giorni per avere dei risultati accurati. And the 90 days is based on the cycle of the parietal cell. Can you show the next one, please? E i 90 giorni dipendono dal ciclo cellulare. Qui vediamo un capello. What I'm about to say sounds scary. Quello che vi dirò può sembrare spaventoso. We are about to feel the effect of 5G, the fifth generation of Wi-Fi. Noi stiamo per stiamo andando incontro agli effetti del 5G, e la nuova generazione del Wi-Fi. The sudoriferous gland, which is the one showing with the coil in the slide. Le ghiandole sudoripare, che sono questi avvolgimenti bianchi, queste bobine bianche, e sono come un'antenna. Studies from the University of Israel. Alcuni studi dell'Università di Israele, del professor Felderman, hanno dimostrato che i capelli sono come delle antenne. And part of the sebaceous unit is this sebaceous gland that responds to water. In parte anche grazie alle ghiandole sebacee che rispondono all'acqua. Reagiscono all'acqua. And water is a conductor of electricity. E sono anche dei conduttori, e l'acqua è un conduttore di elettricità. Therefore it can read signals coming from 5G. Pertanto può leggere i segnali provenienti dal 5G. And use the tegumentary system as an antenna. E utilizzare il sistema immunitario come antenna. No, non era il sistema immunitario. So human beings and animals, fairly animals, will become the antennas for 5G. Utilizzare i capelli e i peli come antenne, perché gli esseri umani e gli animali dotati di pelliccia reagiscono al 5G, reagiscono a queste onde energetiche. E questi segnali vengono trasmessi e appunto rilevati da queste antenne. 5G works with millimeter wavelengths. Il 5G lavora su lunghezze d'onda nell'ordine dei nanometri, dei millimetri, non nanometri. So they need to be very close to one another for the signal to be transmitted. Pertanto devono, per la trasmissione del segnale c'è bisogno di vicinanza. And we humans
plants are the perfect antenna to do so. E noi umani siamo delle antenne perfette per trasmettere questi segnali. The next one, please. So, when we look at the hair as an antenna, we can use it to provide information so that we can generate a comprehensive map. E visto che il capello è un'antenna, possiamo usarlo per creare delle mappe globali. To optimize our health. Per ottimizzare la nostra salute. Because it's reading the environmental signals. Perché appunto leggono i segnali ambientali. Can I have the next one, please? I already talked about this. Can I have the next one, please? Di questo ne abbiamo già parlato, quindi passiamo alla successiva. So the S-Drive is like a GPS. L'S-Drive è una specie di GPS. It allows us to prevent rather than cure anything. Che ci permette di prevenire piuttosto che di curare. It's a window to the future, knowing the present. È una finestra sul futuro basata su quello che sappiamo del presente. Because it tells us where the body is heading towards to. Perché ci dice in quale direzione sta andando il nostro organismo, il nostro corpo. And it's an in vivo scan. Ed è un'analisi, un test in vivo. If I can have the next one, please. So with the hair, we can actually pick up information coming from our internal environment and the external environment. Il capello assorbe informazioni sia dall'ambiente interno che da quello esterno. What we call the micro and the macrocosmos. Quindi quelli che prima chiamavamo il micro e il macrocosmo. Okay, the next one, please. So the hair, as it restores information, we can actually see that could be decoded through the technology behind the S-Drive. Le informazioni archiviate all'interno del capello possono essere decodificate tramite l'S-Drive. So that we can see the effect of nutrition, the microbiome and the environment. E qui possiamo vedere gli effetti dell'alimentazione, dell'ambiente, del microbioma sul nostro corpo, sul corpo umano. The next one, please. Every single living being is constantly changing. We are not robots. E gli esseri umani sono in continua evoluzione, in continuo cambiamento, non siamo dei robot. A thought, a simple thought can change our physiology in less than one second. I nostri stessi pensieri possono modificare la nostra fisiologia in meno di un secondo. And our body adapts to each second. E il nostro corpo ad ogni livello si adatta ai cambiamenti dell'ambiente ogni secondo. Also through the blood system that controls our blood pressure and our heart rate. Anche a livello di sistema di controllo della pressione arteriosa e del battito cardiaco. This is an interesting photo. Fairy animals, like cats, dogs, they have a sense where they pick up information from the environment and they can predict what is to happen before it does. If you look at Leonardo da Vinci's hair, it was very long.
The longer the hair, the greater is the ability to store information. E queste immagini sono molto curiose. Gli animali pelosi come i cani e i gatti riescono a raccogliere informazioni dall'ambiente attraverso il pelo e a capire in anticipo che cosa succederà. E nell'immagine di Leonardo da Vinci vediamo invece l'ho messa per spiegare che più è lungo il pelo, più è lungo il capello, maggiori sono le informazioni che possono essere conservate al loro interno. So, long hair, the longer the hair, the more creative we become. E quindi this is why Mozart, Beethoven, Haydn, Da Vinci, Jesus Christ, they all have long hair. E quanti più lunghi sono i capelli, tanto maggiore è la nostra creatività, e non è un caso che Mozart, Beethoven, Da Vinci o Gesù Cristo portassero i capelli lunghi. Basta pensare che ai militari gli tagliano i capelli. When people join the army, they shave the head. When people join an army, they shave the head. Ai militari vengono rasati i capelli a zero. And question siamo nothing. Connessi in entrambi. We all should have long hair. Dovremmo avere tutti i capelli lunghi. Okay, this is an overview of what is expected from the S-Drive, and you will have covered this extensively with Marcos and Rilian talking about it. Quindi questo è un po' un riassunto di cosa potete aspettarvi dall'S Drive, ma sono sicuro che ne avrete già parlato in dettaglio. I'm simply going to conclude something quickly. This is the summary. Solo una rapida conclusione. Questo that takes place. Questo è il riassunto della and mappatura. It gives us information about how the body is managing energy. Che ci dà informazioni su come il nostro corpo gestisce l'energia. In terms of nutrition, energia in termini di alimentazione, di nutrizione, ma anche di fattori ambientali, and toxins, così come tossine. By following a 90-day, so by simply doing this, we can look at adaptation. We become well adapted to our environment, and we're able to not just survive, but to live a life with quality. Seguendo le indicazioni del report, potremo non semplicemente sopravvivere, ma adattare il nostro corpo a sfruttare al meglio l'energia e quindi a vivere meglio la nostra vita. Next one, please. Now, to conclude, it's important to know that this is not a diagnostic test. Ovviamente è importante sottolineare un'altra volta che non si tratta di un test diagnostico. The mapping is simply generated by the coding information. La mappatura. The genetic signals received by the body. La mappatura viene eseguita decodificando le informazioni e i segnali trasmessi dal nostro corpo, dal corpo umano. That impact the phenotype without touching the genotype. Segnali epigenetici che hanno un effetto sul fenotipo senza però andare ad alterare il genotipo. The technology relies on the sciences of nutrition, epigenetics and quantum physics. È una tecnologia basata sulle scienze della nutrizione, dell'epigenetica e della medicina quantistica, della fisica quantistica. Biological systems, such as the human body. E su un sistema biologico qual è quello del corpo umano. The information is received by the coil and then is encoded and sent in a digital form to Hamburg, Germany. Queste informazioni vengono decodificate tramite la bobina, criptate e trasmesse in Germania per l'analisi.
where a computer decodes that information, analyzes it through a series of logarithms, and then sends it back to the client. E in Germania un sistema decodifica queste informazioni, le analizza e le rimanda al cliente, al paziente, sotto forma di report. Within 20 minutes the data is received in the form of a report. E nel giro di 15-20 minuti è possibile ricevere i dati sotto forma di report. The aim of having a map is that we can follow it in order to improve quality of life. E l'obiettivo di una mappa è quello di seguirla, appunto, per questo che si chiama mappa, mappatura, e seguire questa mappa per 90 giorni in modo da migliorare la qualità della nostra vita. So that people can look younger and live longer. In modo che le persone possano apparire più giovani, vivere più a lungo e vivere meglio. This technology can be used by a number of practitioners. E questa tecnologia è disponibile per una vasta gamma di professionisti nel settore sanitario, persone chiaramente che abbiano un interesse nei confronti della medicina olistica e dell'epigenetica. So, with this, I finish my presentation now, thanking you all from the bottom of my heart. Termino la mia presentazione ringraziandovi dal profondo del mio cuore che vi mostro in questa immagine. Grazie a tutti.